Così sente? Perfetto. Ma vabbè, anch'io cerco di essere abbastanza breve. Io organizzo, tanto nasco come cantante, perché ovviamente, come diceva Morini, noi siamo artisti prima di organizzatori di eventi. Quindi nasco come cantante e so bene qual è la trafila del cantante, degli artisti, dei musicisti per arrivare a farsi conoscere, ed è una cosa assolutamente difficile. Quindi io organizzo concorsi dal 98, dal 99. Prima mi occupavo del Festival degli Interpreti, che è un concorso nazionale che insomma tuttora ne esiste una costola. Infatti, cerco sempre di organizzare le selezioni per quanto riguarda la Liguria di questo concorso. E poi mi sono detto di prendere, insomma, ho cercato di prendere una strada tutta mia e di organizzare un contest, un video contest che si chiama Liguria Music Video Contest, dal quale poi nasce anche l'idea del Coreali. Io mi sono sempre detto, come fanno quelli che non sono visibili a essere visibili? Cioè, come facciamo? Noi anche quando guardiamo i talent, no? Io sono il primo che guarda X Factor, che guarda The Voice, e tante volte dico, cavolo, però quello lì dovrebbe passare, è un peccato, no? Chissà perché non l'hanno scelto. Ecco, allora magari quello lì che non avrà la possibilità di far sentire la sua voce, magari gliela posso dare io questa possibilità. E quindi ho organizzato, ho inventato questo concorso dove il contest si svolge unicamente via internet, quindi telematica, dal quale poi è nato il Coreali. Quindi cerchiamo di, attraverso internet, sfruttiamo la tecnologia, attraverso YouTube, attraverso queste cose, cerchiamo di andare a trovare quelli che sono i talenti inespressi, passatemi questo termine, soprattutto della nostra regione. Io giro molto, giro spesso anche per locali e mi diverto, mi piace andare a sentire la musica di chi non è conosciuto, perché penso che sia giusto e doveroso. E ci sono tanti artisti, soprattutto cantautori, genovesi in particolar modo, che sono bravissimi, sono talentuosi all'ennesima potenza, ma non hanno modo e non hanno possibilità di farsi sentire, di farsi ascoltare se non in locali dove ci sono 15 persone davanti che li applaudono perché sono amici, parenti, ma sono persone che hanno veramente talento. Allora mi piacerebbe veramente andare a cercare e a scovare questi talenti, portarli alla luce, farli conoscere non solo a Massimo, ma alla giuria che sarà una giuria competente, sperando che poi possano avere il loro percorso e possano fare in modo di far conoscere bene le loro canzoni perché meritano. Questo per quanto riguarda i cantautori. Ci sono tantissimi interpreti favolosi e tanti ne sono usciti anche dal Liguria Music Video Contest, dal Festival degli Interpreti. Festival degli Interpreti ha portato quattro artisti a Sanremo. Adesso, io mi ricordo infatti Povia, giusto per citare il nome più conosciuto. Avremo un ospite alla finale che si chiama Claudio Lauretta, che è il più grande imitatore italiano e che arriva direttamente da Radio DJ. Della giuria ne ho già parlato. E i premi. L'altra grande sorpresa è che oltre a vincere i due, visto che abbiamo detto che questa è una specie di, passatemi il termine, giochi senza frontiere, perché ognuno è rappresentato al proprio comune. Verrà dato anche un riconoscimento ai comuni, perché oltre ai due artisti vinceranno anche i due comuni di residenza, perché inviteremo le autorità comunali dei finalisti a recarsi da noi. Per quanto riguarda i partner, abbiamo la Liguria Records, la Flotta, che è la mia azienda che fa la direzione artistica, la Rusty Records, la casa discografica, l'abbiamo citata, poi c'è Radio Liguria, che è un'assoluta novità che vi annuncio oggi, e tra una ventina di giorni apriremo una radio web che si chiama Radio Liguria, che sarà una radio privata, non commerciale, a sfondo benefico, l'utile andrà al progetto Ambulanza Verde, attraverso la quale vogliamo veicolare musica italiana, musica inglese, musica dialettale e fare trasmissioni di pubblica utilità. Chiuso l'inciso, chiedo scusa se ho approfittato. Questo non lo sapevo. No, è una novità assoluta, vedi? Spunta fuori oggi. Però partiamo un po' in sordina perché non vogliamo metterci in concorrenza con le altre radio, vogliamo fare pubblica utilità. Le nostre trasmissioni non saranno dove andiamo a mangiare, dove andiamo in vacanza, dove andiamo a sentire musica, ma come funziona il sistema del pubblico soccorso, come si devono fare i moduli 740, cose, roba di utilità. Chi si connetterà via internet in questa radio che si chiama Radio Liguria, perché in questa regione nessuno aveva ancora pensato a chiamare una radio Radio Liguria, non commentiamo. Per cui faremo questo tipo di. E Radio Liguria sarà partner, cui seguirà con interviste tutti i ragazzi. Per
La finale la struttureremo un po' televisivamente, nel senso che i ragazzi si faranno un filmato per presentarsi, inviteranno un rappresentante del comune a casa loro perché dovrà sostenerli, li daremo sul maxi schermo prima dell'esibizione, insomma la spettacolarizzeremo un po', perché giustamente, come diceva Ilaria, alla fine c'è un evento, perché non poteva il concorso rimanere tutto assolutamente fine a se stesso come Liguria Miso Video Contest che chiude. Assolutamente, e sarà un eventone bello tosto. E poi abbiamo un premio privato da parte di un consulente finanziario che si chiama Pierpaolo Calosci, che fa il consulente finanziario per Fineco, ma non è Fineco lo sponsor, è lui personalmente, che darà una targa a un che verrà selezionato fra i 6 perdenti della finale. E infine poi vi annuncio che c'è una sorta di pre-collaborazione che però non possiamo ancora ufficializzare, però mi hanno dato il permesso di dirlo già stamattina. ANCI, che è l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, nella sezione della Liguria, darà comunicazione ai comuni che stiamo iniziando questo tipo di percorso nei prossimi giorni. Questo perché? Perché è importante anche che i singoli comuni facciano la promozione sul territorio. Oltre ad aiutarci con la campagna che farete voi, che faremo noi attraverso i social, è importante che anche i comuni si possano magari sbizzarrire in chi manda gli sms ai residenti, chi fa affissione pubblica, chi mette le cose in bacheca, in modo che venga data questa comunicazione soprattutto nei paesi più piccoli. Infine, la finale diventerà una trasmissione televisiva che non venderemo, perché in questo concorso nessuno guadagna, perché è un concorso di natura culturale, e questa trasmissione televisiva verrà regalata a uno o più canali. Vogliamo coprire il digitale terrestre, il satellitare, la rete internet e il portale della Regione Liguria. Per cui questa trasmissione verrà confezionata, durerà un'ora, in modo che così comunque tutti i finalisti avranno una visibilità oltre che alla serata, anche successivamente in rete, come diceva Simone, è giusto che. Poi prenderemo una decisione se mettere tutti i filmati dei ragazzi su YouTube e pubblicizzarli comunque tutti, anche quelli che avranno perso, dei semifinalisti. Vedremo la mole, vedremo se ce ne saranno sufficienze, vedremo anche di che tipo di qualità stiamo parlando, per cui questo sarà l'inghippo. Ultima cosa, vi presento lo staff presente che lavorerà al nostro concorso. Oltre a me e a Simone, ci sono due persone che seguiranno l'organizzazione fattiva, che sono Nino Cancilla, il presidente dei Buio Pesto e membro del gruppo, la dottoressa Giorgia Cardacci, che si occupa di organizzazione degli sponsor, Matteo Lopiccolo, che si occuperà dei rapporti con i 235 comuni, lui è il nostro web manager della nostra azienda e si occuperà del contatto con tutti i comuni per seguirne anche. E guarda, sì, alla fine è una bella tosta, soprattutto perché ha grande esperienza, ha già censito tutte le scuole, tutti i cinema italiani, tutte le aziende liguri, è il suo lavoro, però questa sarà bella tosta, perché soprattutto trovarli gli assessori quando li devi trovare. Chiara Savio, che si occuperà della comunicazione sui social, di promozionare sui social. Chiara Savio è già collaboratrice di aiuto regista dei miei film. Ci saranno due operatori dei nostri, vedo Andrea Bertero, che saranno dei due operatori della finale per la produzione che produrrà la trasmissione, ed infine Rusty, che non è presente, della Rusty Records. Io ho finito, scusa, dimenticavo Ilaria Marano, che è la station manager, già attrice dei nostri film e collaboratrice di Buio Pesto. Ilaria sarà la station manager di Radio Liguria, perché si occuperà di tutte le trasmissioni che saranno legate alla nostra manifestazione. A questo punto io ho detto tutto e faccio quello che fanno quelli veri alle conferenze stampa. Domande? No, fatemene una. Oh, ho capito però. Ah, niente domande? È tutta la vita che aspetto di domande. Va bene, ok. Considerazioni non si fanno. Considerazioni non si fanno perché siamo molto democratici e a posto così. Adesso possiamo fare le cose vostre. Grazie mille, scusate. Grazie.